Allora, hola chiche, meraviglie, meraviglie. Yeah! Allora, sfrutto il trucco e vi faccio questo video perché ho questo sacchetto che è qui sopra da 2 settimane. Giornata un po' cupa, ma sto troppo felice perché mi posso truccare. Quindi inverno a randello, anche la rima. Inverno tutto l'anno, io prima amavo l'estate, se andava alle feste, se andava il caldo. Io ora l'estate me la butto giù, non c'è storia, nulla. Mi garbava proprio il sole delle 2 a picchio, no? Lasciamo perdere, ora non reggo più. Sicché inverno tutto l'anno. Allora, gnoccolone passerone, vi devo prima far vedere una cosa che me l'ha fatta una ragazza. Io sono rimasta così. Vi metterei ancora fossi capace, no, ma non sono capace. L'ho fatto vedere anche al mio babbo, perché il mio babbo se ne intende di queste cose. Il mio babbo nel disegno ci ha sempre azzeccato, infatti fa restauratore di mobili. Io l'ho preso da lui il saper disegnare e comunque arrangiarmi. Questa ragazza mi ha fatto dei disegni. Questa ragazza si chiama Silvia L, vi lascio Silvia Ligalupi. Silvia, io I don't understand, non ho parole proprio, veramente ti ringrazio con tutto il cuore, ma lascio la bocca aperta e le incornicio all'istante. Vi lascio naturalmente il suo canale nell'info box, lei vi farà buona starema, fa anche tanti video dove vi far vedere quando disegna, ha fatto mia, ha fatto, insomma, è veramente bravissima. Io ero partita con la richiesta di fargli fare mia nonna da giovane proprio perché me la voglio tatuare. Non adesso, quando non ci sarà più, perché porta male tatuarsi la gente prima. Vediamo dove ce l'ho la foto della mia nonna. Non ce l'ho. Non so dove cavolo la possa avere. Vabbè. Comunque vi lascio il suo canale nell'info box, andate a darci un'occhiata perché è veramente senza parole. Allora, questa è la mia nonna. Cioè, guardate come sto disegno. Via, vi devo trovare l'altra foto, aspettate. Non la ritrovo perché probabilmente quando gli feci lì la foto per mandargliela, voi sapete dove cavolo l'ho messa. Anzi, non vorrei averla ridata alla mia nonna. E quindi, questa è la foto della mia nonna. È identica, veramente è stata bravissima. È pazzesco sto disegno e sarà questo il tatuaggio che mi farò. Ci sta anche a grandezza così, dietro la schiena o sulla coscia. E questa è nonna Leda. È nonna Leda, è quella che vedete tutte le volte. Ora tanto la vedete, lo so. E questa invece sono io con Argo. Qui c'avevo i rasta io. Senza parole. Cioè, lo vedete o me o no? Cosa dire? Gliene richiederò sicuramente altri perché belle, belle, sono dei bei ricordi e sono belli, belli, davvero è bravissima. Silvia, sei veramente fantastica. Va bene, comunque andate a dare un'occhiata, tanto vi cattura, quindi se andate a darci un occhio io sono sicura che vi catturerà. Voglio mettere questo qui, l'ice, quello che mi do sempre in mezzo agli occhi. Anche se me lo do sempre, ecco, col pennello sbagliato, infatti. E allora, cominciamo. Questo è un piccolissimo haul che ho fatto tempo fa. Sono andata alla Gardenia e ho comprato un po' di cosicciuole, cosettuole. Dico sempre che non compro più niente e poi invece. Allora c'è la Gardenia e il CAD se non mi sbaglio. Cominciamo. Allora, queste non ve le faccio vedere perché so il vostro regalo, quindi non ve le faccio vedere. Allora, cominciamo con AliExpress. Ho ritrovato le ciglia che tanto 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 bramavo. Ma non ve le faccio far vedere perché so il vostro regalo. Vi metterò il link nell'info box di queste ciglia. Eccole qua. Allora, queste sono le ciglia che io sto adorando e ho su anche adesso. Se le sto portando al randello.
Oramai mi sono sgamata, ve l'ho fatta anche a voi come regalo. Ve le metterò nel prossimo Gibbs. Sono favolose, tanto ve l'ho già promossa, quindi non sto a menarvela più di tanto. A parte è bellissima anche la scatolina, e poi non costano granché. Ci sono quelle che costano un po' di più, le ho pagate sui 3 dollari qualcosa da AliExpress. Ho preso altre cose che ancora non sono arrivate, è arrivata solo lei. Mi è venuto un occhio più scuro e un occhio più chiaro, quindi lo dobbiamo accentuare. Scusatemi, ma non posso. La mia di essere un occhio più grosso e uno più piccino. Qualcuno mi ha ridetto: Camilla, non ti puoi truccare, sistemare, eccetera. Gnafo, ragazzi, e gnafo, non c'è versi. Un po' meglio, E quindi queste. Per 2 dollari compratele, ma insomma a me AliExpress non piace, c'è chi mi ha detto gli è arrivato tutto, a me non mi arrivava niente, sicché. Poi veniamo a ciò che ho preso alla Gardenia. Allora, vediamo se riesco a togliere quelle del CAD, eccetera. Allora, naturalmente alla Gardenia ho preso quasi tutto Essence, quasi tutto, praticamente tutto. A parte questo e questo che l'ho presa al CAD. Al CAD? Sì. Allora, ho preso queste tre palettine, ho preso tutto Essence perché in tutto quanto ho speso 20 euro. L'unica cosa che ora mi permetterò da qui in avanti è la Essence perché c'ho tanta di quella roba che se spendi una cifra giusta va bene, se no. Allora, ho preso queste tre palettine nuove che sono uscite nuove. Le palette sono quattro, me ne manca una che ha alcuni colori di questa e non mi ricordo di quali. Allora, ho preso la 1, la 2. Anzi, no, mi manca la 2. Ho preso la 1, la 3 e la 4. Allora, la 1 è fantastica. Io la adoro veramente. Mi piace tantissimo. Ed è questa Essence All About Nude. Ed è la nude, infatti. Ha dei colori che sono fantastici. Io non le ho neanche swatchate, come vedete, sono intatte. Perché tanto so già che la Essence ha degli ottimi pigmenti, specialmente negli ombretti. Cioè, mi è successo solo una volta di prendere degli ombretti Essence, mi ricordo Ciofeca. Io non so se vi ricordate, vi feci LOL e rimasi di merda. Però è successo una sola volta. Perché queste ciglia di sotto non si vedono? Ho provato anche a metterci le ciglia finte di sotto, ma non mi riesce. Quindi una volta su non so quanta cavolo di roba della Essence c'ho, quindi per una volta tirala. Allora, questa è la nude, come vedete ha questo bellissimo borgogna. Allora ve le swatch. Allora, questa è il borgogna, è veramente bello e come vedete ha più pigmentazioni, ha più luminosità. Poi c'è questo bellissimo taupe che lo potevo usare quasi nel trucco di oggi. Poi abbiamo questo rosa pazzesco, mamma mia com'è sto rosa. E questa è la parte di sopra. La parte di sotto è bianco, no, latte, giallino burro. Poi abbiamo questo. Allora, questo dovrebbe essere matte, se non mi sbaglio. No, vabbè, un po' scimmeroso, ma insomma, eccolo qua. E poi abbiamo questo qua giù. E queste, come vedete, sono tutti molto, molto luminosi. Eccola qua, questa è la palette. È quella che sinceramente mi ha colpito di più. E non so quanto costano, ma costano una fesseria, bimbe, le palettine della Essence. Qualcuno me l'aveva detto, Fiordaliso, che, o Fior di Loto, ora non mi ricordo il nickname, che appunto lei l'aveva prese e gli erano piaciute, le stava usando. E io le avevo detto, guarda, io ancora non le ho prese. E lei mi ha detto, sono belle, prendi. Sicché non ho resistito. Yeah. E questa è la nude. La numero 3 è la Sunrise, yeah, all dance, Sunrise, questa qui, ecco, cioè, allora, ora io non bestemmio perché sono in camera, ecco, questo viso è totalmente staccato, sarebbe da portargliele e dirgli scusate, ora io mi apro niente, cioè. Si è completamente staccata la cialdina. Sono
solo a me, eh. Vabbè, facciamo finta di niente. Allora, anche questa devo dire che forse questa è quella che mi piace di meno. Allora, bella, anche questa mi piace. C'ha questo giallo pazzesco, ma poi sono super pigmentate. Comunque, se ci fate caso, anche nella Essence, quelli più pigmentati sono quelli luminosi, cioè gli shimmer. Eccolo qua. Perché? Perché i matte fanno fatica ad essere pigmentati. Questo è l'arancio, così poco pigmentato. L'arancio è questo. E poi abbiamo questo grigio un po' più scuro, molto bello. E questa è la parte di sopra dove non mi si è staccata la cialdina. Speriamo che sia comunque utilizzabile. E poi abbiamo questo colore tipo dorato qua, questo nel mezzo qua e questo va giù che si è staccato. Vabbè. E questo qua giù, e questa è la palette. Devo dire che appunto l'arancio è quello che si vede un po' meno. Ok, ma ve le swatcho tutte, ditemi se sono brava, così andate a comprarle, cioè, ta! E poi abbiamo l'ultima, la Paradise. Questa è quella che sinceramente mi ha colpito meno di tutti, anche se i colori non sono mai uguali, devo essere sincera, di identico non c'è niente. E c'è scritto trend. Madonna, sto che non si vuole risistemare. Allora, vediamo se sono pigmentate come le altre. Allora, questo è il giallo, molto più giallo dell'altro, canarino, diciamo. Questo è il verde. Maiala. Questo è il blu. Puttana Eva! Maiala. Puttana troia. E questa è la parte di sopra. E invece la parte di sotto, partiamo da quello più chiaro per non arrivare poi in fondo e acchiapparci la sagannata. Questo è il bianco. Questo è l'arancio. Io sono allibita. E questo è il rosa. Cioè, ma lo vedete questa cazzo di palette quanto cazzo picchia o no? Picchia di brutto, eh. Bah. Maiala. Cazzo. Cazzo figo. Boia, cazzo, cazzo figo. Quel cretino degli stupidi idioti. Bella. Era quella che mi piaceva meno e quella più pigmentata. Ora mettiamo dentro quel pezzo mancante. Si sa mai, col cosino comunque. Ecco, bravissima Camilla. Ce lo spiaccichiamo sopra. Buttiamolo, va. Fo prima a buttarlo perché tanto mi si ristacca sicuro. E queste sono le palettine. Allora, andiamo avanti. Poi, sempre della Essence, perché ve l'ho detto, ho preso praticamente solo Essence. Ho preso, credo sia la nuova collezione. Allora, ho ripreso la colla per ciglia finte, oramai, cioè, l'ho fatta scoprire a tutto il web. E a me me l'ha fatta scoprire Vanessa, la ragazza di Poggi Bonsi. Vane, un bacione. Che sbagliai a dirgli il nome. No, Rebecca o Vanessa? Ora c'ho il lapsus, vabbè. E ecco, la ragazza carinissima che venne a trovarmi quando ero a Poggi Bonsi a truccare, alla Marianò. Altra matita per sopracciglia, marroni, ho visto c'è anche nera. E ne ho prese due, naturalmente. E poi ho preso questi. Allora, fluoro. Ho preso questi, che sono tre matitoni. Se non mi sbaglio, ce n'è quattro. Non mi devo sbrigare perché mi devo mettere a far randello i test della patente. Ce ne dovrebbe essere 4 e sono i Big Bright Eyes. Allora, sembrano uguali, ma non lo sono. Questo è un rosa matte, molto bello. Questo è più tendente al giallo e questo è più tendente al rosa. Ma se non mi sbaglio, sono 4 colori. Mi sembra di sì. Vabbè. Allora, questo è il numero 1 Highlight It Nude Contina Carmine. Ed è questo bellissimo matte.
chiaro, chiarissimo, che è la fine du monde. Veramente molto bello e devo dire che, esatto, si sfuma anche bene perché l'ho provato l'altro giorno. Ed è l'unico matte, se non sbaglio forse l'altro rie matte. E io poi ho preso questi due, che sono entrambi shimmerosi. Questo è il rosa, che è lo 02 Highlight It Pearly. Pearly? Yeah, pearly. Eccolo qua. Devo dire la Essence si sta veramente superando. Non sono andata alla Kiko perché ci sono passata ieri l'altro riscosso e non ci sono andata perché tanto se no fo razzia e basta. Cioè, c'ho tutto, non mi manca un cazzo. La devo smettere di fare la psicopatica bipolare. E poi abbiamo l'Highlight It Funky e questa è tendente al giallo ed è quello peggio, infatti. Ora ve lo mostro perché. Allora, il colore è bellissimo perché è un giallo tenue sotto burro che quando lo muovete ha questa cangiancia rosata. Io non lo so se lo vedete, ma è pazzesca, bestiale. Il problema qual è? Che a differenza delle altre due, io non so se lo vedete, ora finché c'è la cangiancia non lo potete vedere. Vedete che righe fa? Non si stende bene perché la matita gialla sotto, vedete, fa le righe. Voi vedete la cangianza, la vedete benissimo, ok? Non so, esatto. Vi conviene poi muoverla, eccola qua, perché altrimenti fa le righe. Ma guardate quanto è bello sto rosa. Mogliolo. Io sono allibita oggi, ragazzi, davvero, cioè. È pazzesco sto rosa, ma lo vedete? Cioè, ve lo sto facendo vedere? Io spero lo vediate. Lasciamo perdere, avevo fatto la borsata, l'ho lasciata alla Gardena perché c'avevo soldi, mi era finito soldi nella carta. Questo mese ho tanti di quei soldi fra disoccupati, fra perché mi sono licenziata di là dove facevo le pulizie perché tanto. Ok, andiamo avanti. Sì, cercherò anche di mettere qualcosa da parte. Poi ho preso una collezione che non so se è vecchia o nuova, perché lo sapete lì da me arrivano sempre le cose dopo, ed è la Viva Brasil. Viva Brasil! Brasil, na 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 na, Brasil, Brasil. Allora, e c'era solo un blush, che io ho 50 blush della Essence che non ho veramente mai toccato, utilizzato. Per esempio, quello di quella benedetta collezione di Justin Bieber, di che era, insomma, di uno Strugaz. Il Bilaud sì, l'ho utilizzato, però pochissimo, come vedete. E ce n'era un altro, che magari non ho neanche cavato. O l'ho messo di là che non ho veramente mai toccato. Vabbè. Questo è lo 01 Viva Brazil Blush. I love Brazil. E questo è il colore. Un rosa fucsia molto fuzioso, molto accesoso. Eccolo qua. Vediamo di darcelo un po'. Bello, sì. Ora, magari Heidi è finita da mo', però. Bello, caruccio, ci piace. E poi ho preso tre ombrettini, sempre della Viva Brazil. A parte ha perso un sacco di colore qui sopra, questo benedetto blush. Belli, però io non capisco perché si sfarinano così tanto. Sembrano cocainomani, sti blush. Ah, qualcuno mi ha dato della cocainomani in un video perché tiravo. Allora, gli volevo dire a questa benedetta persona che lui, cocainomani veri, non l'ha mai visti. C'è una tipa qui su YouTube, americana, di cui non faccio nome, che è una cocainomane pesa, ma si vede, perché proprio fa. Cioè, io tiro su, ma si vede che è moccolo. Cioè, nel senso, un cocainomane non farà mai come me che soffia il naso, che. Perché? Perché devono tirare più su che possano, capito? Che proprio lei mette il dito così, cioè, è lofissima, cioè, è proprio lofissima, vabbè, cioè, vabbè. E poi io non sono mai stata una cocainomane, quindi, cioè, lo sapete, lo ammetterei. Specialmente poi, non sono mai stata una cocainomane a tirarla, mai, mai, mai. Chiudiamo. E ho preso questi tre ombrettini, uno, due e tre. One, two, three. Poi mi hanno dato della schizzata. Ma voi quando sono schizzata a me non mi avete mai visto. Cioè, ora è oro. Qui è oro, eh. Cioè. Ah, ragazzi, ma di che parli? Ma di che mi sta a parlare? Cioè. Apra, no. Amiche, e mo basta con sta piotta. Adoro. Allora, one, two, three. Questi tre.
Che so, uno è Everybody salsa. Salsa, che nome del cazzo gli danno. I love Brazil, Riel Rosa, che io credo sia. Non credo, scusatemi, ora abbi pazienza, io non per niente, non per farmi i cazzi della Essence. Ma Cristo, cioè. Sono identici, cioè. Vabbè, ora vediamo se anche lo swatch è uguale. E il terzo è Carnival. Carnival, guardate. Spero lo vediate. Questo è l'ombretto delle feste. I Carnival, quando. Perché le persone normali vanno al carnevale. Chi va a ballare la techno va al carnival. Proprio scritto K-Arnival. Quindi questo è chi va alle feste mi capirà. Allora, questo è l'uno. Everybody salsa. Con questo fioricino Dugaz. Di sta minghia. Vediamo se è pigmentation. Yeah, molto pigmentato. E questi sono invece matte. Poi c'è il 3K Carnival. Carnival. Questo è un po' più shimmer. Cioè è matte, però come vedete c'ha un po' di retro shimmer. Vediamo il rosa che sia uguale identico al blush, ve l'ho detto. Ve l'ho detto. No, forse è un po' più pigmentato questo, il blush scrive meno, vedi? Vediamo. Eh sì, dai, il blush scrive meno. Meno male. E questi sono i tre colorini. Aspetta, che ho fatto una recensione pazzesca. Ma è rimasta la parte di qua tutta bianca. Non capisco che problema hai, cioè, come l'hai? Scusate, ci ho messo il dito e l'ho proprio drisci. Ho fatto un solco, non so se lo vedete. Non mi chiedete chi è la tipa americana perché tanto non lo dico, perché non voglio essere denunciata da YouTube, ma è una cocainomane, si vede. Vi do solo un indizio, è un'americana che ha dei figli, e ce n'è tante, lo so, però è avanti a bestia, fa un video al giorno. E comunque se la guardate si vede, cioè si vede molto bene, io le riconosco perché ne ho visti tanti. Eccoci qua. Cioè, a me mi puoi scambiare se le cose non ne sai. È l'amico della scurreggia e puzza. Oh mio Dio! Vabbè, quella tipa mi disse si è scontata una scurreggia, con una puzza dopo una scurreggia. A parte è bellissima, l'ho anche riutilizzata. Però deve essere un amico della scurreggia e puzza. E questi insomma sono gli ombrettini di questa Viva Brazil. Fatemi sapere se questa Viva Brazil è l'ultima, la penultima, la terzultima. So che ce n'è una adesso che da noi non è ancora uscita. Gli ho lasciato il numero a quelli della Gardenia per farmelo di. Ditemelo quando arriva, ok. Ultime due cosine che ho preso e di una sono veramente felicemente sposata. Sono felicemente contenta. Allora, una è questa. Non ho niente della Essence a parte le mousse. Però non ho né CC cream né BB cream né Cucazil né Tut Brazil né Fancazil, c'ho niente. E quindi ho deciso di prendere questa che è New Softer Finish Soft and Natural Makeup Long Lasting. Tutti i tipi di pelle, soffice, emulsione colorata. Mantiene la pelle idratata e apporta un colorito naturale e uniforme, corregge le imperfezioni cutanee e attenua i russamenti prodotto numericamente testato. Allora, perché ho preso questa? L'ho provate diverse di tutte quelle aggeggette che erano lì. Perché c'ho voglia di spendere 3 euro. Va bene? Allora. Bello, ecco. Sapevo, si era già sciupato. Vi parlerò un giorno anche di questi più qua, fra un po'. Avevo voglia di prenderlo perché ho detto tutte usano sia la BB cream e gli piace. Ho detto proviamo che se a parte che col caldo riesco a darmela comunque. E era l'unica degli swatch che ho fatto dei test perché c'è i test di queste qui che era l'unica che mi sembrava fosse un po' più coprente. Eccola qua, vedete? E mi sembrava anche l'unica che ci avesse comunque un colorito abbastanza decente.
qua. È un po' scurino, però credo che poi steso per benino vada bene, insomma. E poi ho preso una cosa e ho trovato lì alla Gardenia dove vado io, dove è la cassa, c'hanno un cestino dove c'è tutta la roba. E ho visto per caso questa cosa qui, ho detto no, è mia, cioè per forza. Era di una vecchia collezione, io non l'avevo vista naturalmente, non c'ero. Eccola qua, questa è una Cookie and Creams, cioè voi vedete un oggettino così, con questo rosa salmone, con questi dolcetti, ditemi, non è vostro? Se è vostro, siete patologicamente schizzate come me. Ce l'ho fatta a non buttarlo in terra dopo che mi sono arrabattata a raccattarlo 15 volte. Ed è una 100% non greasy. Ed è per le mani. È una crema mani, però mani e unghie, quindi. Cioè, la crème della crème Suzette. Oggi so così. È il tempo, comunque, né altro. Balsamo mani e unghie, effetto idratante per un comfort immediato. Io ancora non l'ho. Madonna. Oddio, non l'ho provata ancora. Sa di dolce, proprio di. Ah, ciambelle. Buono. Nemmeno troppo. E poi sono andata al CAD. Sono andata al CAD e ho preso queste due cosine a Luca. One and two. È il tempo, non ci fate caso, è un temp. Dunque, questo qui è il nuovo Scandalize della Rimmel, il Rocking Curves, con questa pitonata. È una grande ciofecata, cioè. Io l'ho preso perché mi ero trovata benissimo con quello della Scandalize, l'ultimo che vi ho fatto vedere nero. Che ho detto mi devo trovare bene per forza, fa cacare, cioè più o meno a me non piace. Io da quando ho usato il Lancôme, il Drama, io non riesco più a trovare un cazzo di mascara che mi accontenti. Uno, eh. Allora, questo ha, devo dire, lo scovolino che è parecchio interessante. Cioè, è proprio ben incavato anche per le ciglia in fondo. Però io questo me lo so dato l'altra sera, non mi sembrava che facesse poi chissà cosa. A differenza magari di quello dello Scandalize, mi sembrava facesse un po' di più. Vabbè, comunque tanto lo testerò e ve lo farò sapere. L'ha testato Beth Pollini. Un bacione a Beth, vi lascio il suo video dove lo testa nell'info box. E poi ho preso questo. Allora, questo è la scoperta del secolo. Io questo l'ho già usato, è l'unico prodotto che ho già usato. È la scoperta del secolo, è una fiata pazzesca. Ed è il Color Rich base paupiere, unificante e fissante. Base trucco occhi uniformante e fissante. Allora, naturalmente non si gira, ma è plastica, quindi lo dovete appuntare. Ah! Ho preso sempre lì alla Essence questi qui che dovrebbero essere i nuovi a punta lapis. Meno male, perché io avevo questo qui che comprai non so dove, anzi ora lo butto, perché mi ha sciupato tutta la matita per sopracciglia. Come vedete all'interno nel grande mi ce l'ha proprio spaccata a metà. Si butta via. Mentre questo si appunta benissimo e questa va appuntata, ora la appunterò, Ed è una base occhi, è spettacolare. Innanzitutto mi piace tantissimo per il colore. Voi lo sapete che io ultimamente, non truccandomi tanto gli occhi, riesco ad uniformare la base tanto con il Love Sachets e figurarsi con questo. Allora, come vedete, il colore è color burro, color caramello, no caramello, il burro è più tendente al giallo. È proprio un crème caramel, insomma, è bello color carne chiara. E come vedete si riesce a stendere molto bene. Io nei video precedenti, quando qualcuno mi ha detto che stavo bene lo stesso, avevo questo negli occhi. Lo stendi e ti lascia comunque la palpebra molto molto uniformata. Io non ho paint point della MAC, l'ho comprato su eBay ma non l'ho ancora pagato perché costa, lo pago 20 euro su eBay, è tanto suppongo, che credo che sul sito lo paghi meno. Quindi adesso non lo pagherò e lo lascio fare. Tanto ti cosano gli acquirenti, poi non può comprare per 6 mesi, ma per me è solo
una pacchia non comprare che sono i miei dipendenti. Comunque, guardate quanto è bello. Allora, io per adesso l'ho utilizzato solo come base levigante, appunto, uniformante, e c'è scritto, però non so se regge bene gli ombretti. Questo non ve lo so dire, ma come base uniformante dell'occhio a me mi fa brodà, cioè davvero è il colore perfetto. Allora, vi voglio far vedere due vestitini che ho comprato così sciallo l'altra sera quando sono andata con la mia nonna a comprargli le scarpe. Qui vediamo, vabbè, la levo dopo. Così la levo dal mezzo e non ci stiamo. Ah no, questo l'ho comprato all'OVS l'altro giorno. Allora, ho comprato questi che sono un paio di calzoncini corti con la scritta New York qui. Sono fantastici, io adoro questi generi. Quest'anno è uscito, tutta la roba che piace a me. Quindi pantaloncini così corti, con le scrittine qui, e le magliette quelle con i numeri, bellissime. Quest'anno c'è stato il boom. Cioè, diciamo che noi raver, techno raver, facciamo tendenza. È come la rasatura, se fa tendenza, ragazzi, c'è storia. Vabbè. E purtroppo è una M, la S ero andata a provarmela 2 giorni prima, ce n'era una, sono andata e c'era più. Questa è una M, quindi sono carini, ma per me sono grandicelli una M. Comunque tanto io le porto lo stesso. Cioè grandicelli, non sono grandi, ma nemmeno bellini precisi, quindi le porto lo stesso, non sapete, non ho problemi. Poi ho preso, e quelli li ho pagati 4,90, questa è lo stesso 4,90 ed è un reggipettino con le ancore. È una S questo, speriamo bene. C'era il costume bellino, ma non c'era più. Poi ho preso questa maglietta che è strafiga, mi piace un casino. È dell'OVS anche questa ed è una maglietta, come vedete, c'ha un casino di scollo e a me mi piacciono tanto ora le magliette con lo scollo. E poi, a parte questa Gigi che vanno tolti, ora vanno di moda per attaccarle alle grucce, io le odio. È abbastanza lunghina, innanzitutto è un tessutino morbido morbido. C'ha qua giù la manica a tasca e poi c'ha il cappuccio con questa riga fluo. Quindi è una maglia a maniche corte, il cappuccio che io adorerò, lo so già, perché questa roba la metto all'imballo. E poi c'ho un'altra magliettina. Questa è una maglietta lunga, cioè stretta qui. L'ho messa così, però è bellina lunga, quindi a me piace. Tutte per la pancia, ragazzi, io ho la pancetta alcolica, voi direte di no. Ora io qui la sto tirando, non so se la vedete, eccola. Io ho la pancetta, andiamo, non diciamo di no. Quindi io la pancia me la tengo fuori, è meglio, poi non ho più l'età per tenere la pancia fuori. Beh, insomma, e c'è queste quindi garbano numeri, ve l'ho detto, non ho fatto il boom dei numeri. Dai, cioè. Poi ne ho presa un'altra, che ho già messo in un video, l'avete vista? Sempre all'OVS, questo l'ho pagata una frattata, 15 euro, che per me è un'esagerazione, però come vedete c'ha la retina e la retina dietro. Aspetta, ve la fa vedere, vedete? La retina, io adoro le stelline, quindi questa non la potevo non comprare, anche se costava 15 euro. Vi devo fare l'haul della roba che mi ha mandato, le collaborazioni, ma devo aspettarmi il cuginetto perché me li devo mettere e ve li devo far vedere. Perché ho visto qualche video di ragazza che fa vedere le collaborazioni dei vestiti senza metterseli e mi viene da dire che cazzo ce le fa vedere a fa, così non si vede un cavolo. Ora questi io ve le fa vedere così perché tanto non è che voi potete andare al cinese e comprarle. Però quelle che sono in collaborazione è giusto che uno se le faccia vedere addosso. E poi più vedo le altre che prendano dei tipi di cose, più mi viene da dire gusti. Cioè, io ho proprio dei gusti allucinanti. Cioè, qualcheduna le compra e dico: oh, ma come fai a mettere una cosa del genere? E magari loro lo direbbero di me. Poi, ultima cosa che ho comprato e mi è piaciuta una frattata, è questa maglietta dal cinese. Allora, c'ha il collo che cade, e in fondo, non so se vedete, c'ha questa cintura stretta. Allora, adoro questo genere qui, tipo, non lo so che tipo è, però c'era anche una giacca su eBay fatta così, con questi cosini sopra, tipo marinaio, e lo adoro. E questa sarebbe una maglietta, ma io l'altro giorno me la so provata, e ci fai tranquillamente la gonna, sotto ti devi mettere, non il tanga, ma ti devi mettere un paio di pantaloncini proprio raso culo, e con questa sei raso, raso culo, cioè c'hai praticamente il culo qui e la maglia qui. Però che cazzo mi frega, cioè figlioli ce l'ho.
Se Emanuele gli garba, me la metto in dolce, cazzo me frega. Sì, è un po' sconcia, è un po' ortina, cioè mi vedesse a giro qualcuno dice ma sta troia dov'è? Però tanto c'è, gli occhi sono fatti per guardare, se uno vuole guardare, se mi tocchi ti taglio la mascella, con cazzo te la sposto, e quindi, cioè se mi guardi, guarda, con tazza di pare, basta e tu tocchi. E comunque è bellina, davvero davvero carina, non credevo. E questi sono gli acquistini che ho fatto, l'avevo lasciati nella busta proprio per farveli vedere. La posso fare, però devo ricavare tutta la roba estiva, cioè le ciantelline, i sandalini.